Buonasera ai telespettatori di Rete 8, ancora una puntata del programma I fatti e le opinioni che va a caccia di attualità, di fatti di cui si parla in tutti i campi possibili, legati naturalmente anche al mondo dell'informazione. E una delle cose di cui si parla è, ahimè, il Festival di Sanremo. Dico ahimè perché ne avrete sentito parlare anche fin troppo e magari non avete alcuna voglia di parlare di Sanremo, ma tranquilli, c'è un motivo per cui ho chiamato questa puntata dei fatti e le opinioni, oltre Sanremo, dove è finita la musica del diavolo, la seconda parte del titolo ve la spiego fra poco. Il fatto che vogliamo andare oltre Sanremo è semplicemente perché vogliamo provare a parlare di musica. Ma in tutto questo discorso ho naturalmente bisogno di compagni di viaggio e ho scelto proprio secondo me le persone giuste. E allora do il benvenuto ai fatti e alle opinioni a Paolo Di Vincenzo, giornalista e scrittore, Buonasera. particolarmente esperto di musica. Grazie. E poi un grandissimo piacere e anche un grandissimo onore per me è avere in collegamento. Allora, cominciamo dalla mia sinistra, Enrico Milozzi, direttore d'orchestra, musicista, violoncellista e tanto altro, compositore, e Gianluca Ginoble, una delle tre voci del volo, ma il nostro orgoglio Buonasera a tutto tutti. abruzzese. Buonasera a tutti i miei ospiti e buonasera a voi in collegamento. Il vero successo popolare è utile alla musica, cioè i teatri lirici sono in difficoltà perché i protagonisti delle opere liriche non sono dei personaggi famosi veramente e noi nei teatri lirici abbiamo bisogno di personaggi famosi come Gianluca, come i Maneskin, come Mengoni, perché poi ci sono personaggi famosi del pop che potrebbero affrontare tranquillamente un'opera lirica nuova, scritta apposta, non le opere vecchie che continuiamo a ripetere all'infinito nei teatri lirici, facendo diventare di fatto i registi i veri protagonisti dell'opera, quando invece una volta i protagonisti dell'opera erano i compositori, i E i musicisti, cantanti. i cantanti. Ecco, quindi ci vorrebbe proprio Enrico, una scusa, siccome mancano rifondazione due del mondo minuti, della io lirica. ti devo chiedere, perché visto proprio il discorso che stai facendo, vorrei chiudere, ma non prima di aver in qualche modo strappato una vostra collaborazione a questo punto, perché si è parlato di unire i generi, hai citato e hai esplicitato degli scenari, secondo me, estremamente affascinanti, anche molto interessanti per la musica. Quindi vorrei in qualche modo strapparvi se non altro, un impegno a vedervi e a parlare di qualcosa. Ah, la Ce la domanda, fai un guarda, minuto? Luca, perché io è ovvio che sono Allora, disponibile. Sony, siamo Sony. Basta contattare il grande Pico Cibelli e mettiamo su qualcosa di bello. Quindi. Tra l'altro, io un pezzetto da farti sentire ce l'avrei A posto. posto. Ma come possiamo No, dire che è come nato a Rete 8, però. no? Sì. Come no, certo, Lo mettiamo assolutamente. nei credits, produttore Sì. da un'idea di. Marino Moretti. Bravi. E voglio venire alla prima che diceva Paolo Di Vincenzo. Grazie, non era gossip, era musica. Bravo. Arrivederci.